Bentrovati, miei cari polletti. Se state sentendo questa voce così caliente, così potente, beh, siete sicuramente su Radio 107,72 di Electric Pow in the House. Oggi che cosa facciamo? Oggi facciamo la grafica per i Mates, gruppo composto da Anima, Stepney, Vegas e Surreal Power, persone per le quali già ho fatto dei lavori precedentemente, magari già avete comprato delle loro magliette con i miei disegni e ancora non sapete che sono i miei disegni, beh, sapete ora che sono io l'autore di tanta bellezza, vogliamo dire? Ok, diciamolo, siamo modesti. Chi fa i disegni più belli? Peo, esatto. Ora, come avete visto, ho già fatto lo schizzo molto velocemente. Se volete sapere con che pennelli faccio gli schizzi, potete andare a vedere il tutorial della potenza del pennello, mi sembra si chiami, comunque sia, lo trovate nella playlist Drawing with Peo in the House, bitches. Ora sto facendo l'inchiostrazione, un procedimento lento ma comunque sia gratificante perché fa venire subito fuori le forme dei nostri personaggi. Come potete vedere, io metto sempre delle foto a fianco per cercare di essere fedele, nonostante lo stile molto cartonesco, fedele appunto a loro, al loro visi, cercando di farli un minimo in modo realistico, diciamo così, diciamo. Questo, quindi, potete vedere, sto facendo gli occhietti, adesso faccio il naso, poi faccio la bocca. Mi sembra che si faccia così un viso, insomma, dopo quel che ho studiato nei libri di anatomia si approfondisce che per fare un viso umano bisogna mettere gli occhietti, il naso e la bocca, e se ti va, solo se ti va, anche le orecchie, ma non è obbligatorio perché potremmo metterci anche un paio di castagne al posto delle orecchie, potrebbe venire comunque un disegno realistico e accurato, per così dire. Una volta terminato l'inchiostro, passerò, come potete adesso vedere, alla scritta, e utilizzo il magico strumento penna, che potete capire come si utilizza lo strumento penna andando a visualizzare il tutorial La Selezione di Electric Peo, sempre nella playlist Drawing Peo. Il colore, come si fa il colore, o almeno come lo faccio io, prima riempo tutto di colore piatto, tutti i colori piatti, i livelli separati, in modo che poi posso andare a modificare uno per uno il dato colore. Sceglierò quindi la posizione della luce più o meno, poi vado ad aggiungere tutte quelle che sono le sfumature, come qui potete vedere. Ecco, gli occhiali sono la cosa un po' antipatica da fare perché, soprattutto così rotondi, si rischia sempre in cadere più che in una forma circolare, in una forma ad uovo, ed è un problema se ti viene un occhiale a uovo, perché anche se siamo sul canale dei polletti, ciao polletti, voi siete i miei polletti, è sempre pericoloso parlare di polli e uova. State molto attenti alle uova, ai polletti, non sia mai che arrivi l'invasione dei polli e poi alla fine per tutti non ci sono cazzi, lo sapete. Ok, una volta terminate le sfumature, tutto quanto, aggiungiamo le luci, le ultime luci, le highlights, per così dire, highlights, per cercare termini più appropriati. Ecco la grafica finita, la mitica grafica dei Mates, che poi utilizzeranno magari per stampe di nuove magliette, tutta fatta a mano in digitale, ovviamente, da Electric Peo, il vostro Electric Peo in the House. Ciao Polletto, io sono Electric Peo, sono fumettista, disegnatore, animatore, ma soprattutto videogiocatore. Se questo video ti è piaciuto, non scordarti di iscriverti e di lasciare un bel mi piace, credimi, lo apprezzo tantissimo.